Buongiorno a tutti, eccoci qui a una nuova tavola rotonda organizzata nell'ambito del Festival della Statistica dell'Istat che ha la sua sesta edizione qui a Treviso. Parliamo di povertà educativa, di contrasto della povertà educativa. Lo facciamo con alcuni ospiti molto interessanti e importanti che hanno dedicato studi interessanti su questo argomento, con Raffaella Milano che è di Save the Children, ricercatrice sociale. Ha diretto diversi programmi Italia-Europa di Save the Children e Save the Children è importante per questo concetto della povertà educativa perché ha realizzato, ormai sono 4-5 anni fa, un primo indice, l'IPE, dell'indice per la misura multidimensionale del fenomeno della povertà educativa. Ne parleremo con lei, ne parleremo con Monica Pratesi, consigliere Istat, ordinario di statistica all'Università di Pisa, membro del board dello European Master of Official Statistics, con Andrea Brandolini, che è vice capo Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, membro di Comstat e del Comitato Scientifico Istat, ha presieduto la commissione di studio dell'Istat sulla metodologia di stima della povertà assoluta e ha fatto anche parte della commissione scientifica Istat per la misura del benessere e infine con Chiara Saraceno. Chiara Saraceno è quasi inutile presentarla, insomma, è una delle sociologhe italiane più famose e illustri, ha prodotto numerosi studi, in particolare sulla famiglia, la questione femminile, la povertà, le politiche sociali. Questa è la settimana, è stata la prima settimana del nuovo anno scolastico. Quindi parlare di povertà educativa è particolarmente significativo e stimolante anche da questo punto di vista, anche se sappiamo che la povertà educativa è un concetto che non è strettamente riconducibile solamente all'ambito dell'istruzione scolastica. È un fenomeno a più dimensioni, come dire, in contesti diversi. Può essere misurato con metodologie diverse, è un impegno di ricerca e sviluppo di una tecnica di misurazione, quella di cui parleremo in questo panel, piuttosto complesso e che in prospettiva potrebbe sfociare, ne parleremo poi anche con Monica Pratesi, in una produzione Istat. Partiamo da Raffaella Milano per chiedere due cose insieme. Dal vostro osservatorio, che tipo di prima lettura di impatto questa emergenza secondo voi ha prodotto in termini di aggravamento, diciamo, del fenomeno della povertà educativa e il vostro come dire, strumento di misurazione anche alla luce di questo accadimento, che tipo di risposte può dare, che tipo di messe a punto potrebbe invece avere bisogno? Grazie, permettetemi intanto di dire che è un piacere parlare di questo tema e di questo indice in questo panel perché qui sono presenti alcune delle persone che più da vicino hanno aiutato Save the Children, proprio anche nella costruzione di questo nuovo concetto, la povertà educativa, e con un gruppo di lavoro che ha messo insieme appunto le energie di tante persone, e appunto le presenti sono sicuramente tra queste, che si sono spese sul piano della ricerca. E questo io ci tengo a dirlo perché penso che in un momento così particolare come quello che stiamo attraversando, noi abbiamo molto bisogno di questa alleanza tra movimenti che si occupano dei diritti dell'infanzia e mondo della ricerca, accademia, cioè dobbiamo capire quello che sta succedendo. E capire quello che sta succedendo significa mettere insieme la comunità scientifica e chi opera sui territori. Quindi in questo senso credo che anche questa costruzione che appunto di cui parliamo, di questo indice di povertà educativa, è proprio il frutto di la messa insieme di punti di vista diversi, però di viste della realtà che servono per capire cosa ci succede intorno. Vengo rapidamente alle domande. Cosa sta succedendo? Certamente la crisi ha messo in luce delle diseguaglianze educative preesistenti, no? Ci siamo resi conto che l'Italia,
presentava delle diseguaglianze profonde di apprendimento, ma anche di costruzione di futuro per i bambini e le bambine a seconda della loro famiglia di origine, a seconda del loro contesto di vita, addirittura anche a seconda delle connessioni di cui dispongono nel loro territorio. Quindi queste diseguaglianze sono venute alla luce e i bambini oggi sono al centro di una doppia crisi. Cioè un impoverimento delle famiglie che noi come Save the Children abbiamo visto sul campo con l'aumento straordinario di richieste di generi alimentari, per esempio già dopo 2 o 3 settimane di lockdown, l'aumento della povertà delle famiglie che in un paese dove già l'Istat ci dice che più di 1 milione di bambini sono in povertà assoluta prima dell'emergenza Covid, e l'aumento del blackout educativo, cioè abbiamo avuto una componente significativa di bambini e di ragazzi che sono rimasti fuori da ogni percorso educativo e che oggi rischiano non solo una perdita di apprendimento pur grave, ma proprio una perdita di motivazione nell'andare avanti negli studi, perché questa disconnessione dalle agenzie educative purtroppo porta nei casi insomma, più gravi proprio a un abbandono della scuola e con tutto quello che questo significa per i ragazzi e per il paese. Tornando all'IPE, l'IPE è stato il tentativo di provare a analizzare le diverse componenti della povertà educativa. Parliamo di povertà educativa, come giustamente lei diceva, non solo di dispersione scolastica, ma dell'impossibilità per un bambino di poter sviluppare i propri talenti, far crescere le proprie capacità, costruirsi il suo futuro liberamente, senza le gabbie relative alla sua condizione di origine. E quindi abbiamo costruito un indice fatto di tanti indicatori di offerta dal tempo pieno nelle scuole agli asili nido e anche di opportunità culturali per i bambini e i ragazzi, andando a vedere quanti ragazzi leggono un libro durante un anno, oltre quelli scolastici, quanti fruiscono di un teatro, della musica e così via. Da qui è venuto un indice con 14 indicatori. Che cos'è? È stata anche un po' una provocazione, mettiamola così, cioè siamo certi che questo indice vada affinato, vada costruito con una dimensione territoriale chiara, che possa anche orientare gli investimenti del paese e questo è un lavoro da fare. L'IPE ha segnalato il fatto che questa ricerca è necessaria e quindi va compiuta. Ecco, professoressa, dalla provocazione al tentativo di utilizzo di questo indice per delle misurazioni sui territori e nei contesti sociali. Monica Pratesi dell'Università di Pisa, consiglierista, te l'abbiamo presentata prima, insieme a un suo team, ha realizzato un primo tentativo di mappatura della povertà educativa. Che tipo di risultati avete ottenuto e in prospettiva queste mappe che cosa possono dirci se pensiamo a un utilizzo di produzione standardizzata Istat della misurazione della povertà educativa? Professoressa Pratesi. Mi sentite? Sì, buongiorno a Perfettamente. tutti, perfettamente. Io sono qui a Treviso insieme a Davide, condividiamo, diciamo, la connessione da Treviso. E collegandomi a quanto detto da Raffaella, abbiamo cercato di portare l'attenzione sul tema della povertà educativa, perché siamo convinti che questo tema debba rimanere, debba stare al primo posto nell'agenda dei decisori. Certo, il Covid ha messo in evidenza delle difficoltà che già c'erano e il nostro obiettivo è passare, diciamo così, dalla teoria alla pratica, traducendo la teoria sulla povertà educativa in numeri. Non è facile perché il fenomeno è un fenomeno che ancora non è stato definito in tutte le sue componenti. Quello che si sa è che sicuramente è un fenomeno multidimensionale che tiene in considerazione il profitto scolastico, diciamo così, la performance del ragazzo a scuola, ma non solo, tiene in considerazione anche come la comunità educante offre, cosa offre la comunità educante al ragazzo e come questo reagisce, e
E come quindi degli aspetti quali la disponibilità di teatri, cinema, posti dove giocare, ambienti esterni positivi, influiscano sul livello di competenze ottenute. Quindi già da queste poche che ho detto si intuisce che il livello di misurazione non può essere solo individuale, ma deve salire a un'aggregazione di individui secondo dei confini che non sono solo quelli amministrativi dei comuni, delle province o delle regioni, per limitarsi al caso italiano, o degli stati, ma sono confini, diciamo così, più sfocati, ma che individuano una comunità in cui il ragazzo si trova a vivere. Allora, nel tentativo di tradurre i concetti in numeri, dobbiamo tener conto di questa dimensione territoriale che va individuata, tenendo presente l'importanza delle comunità, cioè dei posti dove i ragazzi vivono, e non solo. La multidimensionalità attraversa lo spettro, diciamo così, della possibilità economica, ma anche dell'offerta culturale che il territorio riesce a dare, della capacità degli insegnanti, non dimentichiamocelo, della comunità educante, delle competenze necessarie che cambiano nel tempo e forse anche in certa misura da territorio a territorio. Quindi multidimensionalità, dimensione territoriale da individuare e poi partecipazione dei ragazzi nella definizione dei concetti legati alla povertà educativa. Allora, approccio multidisciplinare, interdisciplinare e integrativo delle diverse competenze nel gruppo di lavoro che prima definisce la povertà educativa e poi la misura. Per misurarla bisogna poi avere le fonti che noi abbiamo usato nel nostro esperimento, che è riferito a tutta l'Italia e che usa come dimensione territoriale l'interazione fra i confini regionali e la classificazione Eurostat legata al grado di urbanizzazione dei territori. Allora, le fonti che noi abbiamo usato sono fonti correnti, sono fonti Istat, indagine sugli aspetti della vita quotidiana che è correntemente prodotta e armonizzata a livello europeo, ma ci siamo anche accorti che questa fonte non basterà, non basterebbe. È necessario l'inserimento proprio e della comunità educante e dei ragazzi nella raccolta dei dati per poter avere alla fine, in termini correnti e comparabili, dei dati che siano riferiti a tutte le realtà territoriali italiane. Ovviamente questo esercizio io lo penso limitato all'Italia in questo momento, ma l'obiettivo è renderlo europeo, quindi un esercizio che ci permetta al tempo stesso di comparare i livelli del fenomeno nei diversi paesi membri e anche nei territori locali dei paesi membri, perché uno dei risultati sorprendenti, volendo per chi si intende e si occupa di educazione, forse sorprendente tanto non è, magari è atteso, è che certe zone della Lombardia, nel confronto dell'indice di povertà educativa definito da Istat, insieme anche a Save the Children, certe zone della Lombardia si ritrovano rispetto a livello nazionale al di sotto, mentre aree della Sicilia si trovano al di sopra del livello medio nazionale di povertà educativa, cosa che magari contraddice certi stereotipi che noi siamo abituati a usare nell'interpretazione dei dati. Allora, re rende ancora più necessario lo sguardo locale, quanto ho appena detto, e rende ancora più necessario l'interdisciplinarità, il contributo di diverse discipline, dall'economia alla sociologia e alla statistica, il calcolo e la costruzione di questo indice. I metodi statistici per tener conto della latenza del fenomeno, della sua multidimensionalità, della necessità di disaggregarlo a livello territoriale, magari non previsto, esistono e ci sono, quindi vanno usati. Io mi auguro che Istat, come è chiamata del resto nel suo ruolo istituzionale, metta in produzione questo indice o l'indice che verrà e che riusciremo a concepire aggiornando quelli esistenti in maniera continuativa e quanto prima, perché
Non si tratta di un tema da mettere in fondo alla lista delle priorità. La formazione dei nostri giovani, come aveva appena detto Raffaella, è rilevante, è la scommessa per il futuro. E quindi io mi auguro che quanto è stato fatto porti appunto questo frutto. Perlomeno le nostre mappe siano servite a questo. Eccoci qui. Ho avuto un blocco d'audio, spero che tutto funzioni. L'indice di cui abbiamo parlato è un indice composito multidimensionale e serve per misurare un fenomeno in costante evoluzione. E il concetto stesso di povertà educativa, quello di cui stiamo ragionando, è la possibilità appunto di misurarlo con una metrica statistica costante e riproducibile nel tempo, appunto per una produzione che potrebbe arrivare, si spera, il più presto possibile, magari per produrre un tipo di lettura da usare magari a complemento dell'invalsi. Ieri abbiamo parlato solo di istruzione e con e la mancanza dell'invalsi dell'anno scorso ha posto più di un problema per la misurazione della performance del nostro sistema. Io chiedo ad Andrea Brandolini una riflessione su questo primo aspetto, cioè quello sul concetto di povertà educativa e su questo indicatore composito, più di 10 voci, circa una decina di voci, leggendo per esempio intuitivamente è successo che il 30% circa degli studenti non avevano la possibilità di fare didattica a distanza, questo avrebbe fatto assumere un peso molto forte a quella componente dell'indicatore che riguarda appunto la digitalizzazione delle scuole oppure la mancanza o meno del tempo pieno. Ecco, come si rende stabile un indice di questo tipo per metterlo in una produzione Istat? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie al moderatore. Io non posso che chiosare sulle cose che hanno appena detto Raffaella Milano e Monica Pratesi. Il nostro moderatore all'inizio ha detto che la povertà educativa è ben più ampia del concetto di istruzione. Istruzione è un punto debole di questo paese, da sempre. Mi piace citare una cosa, un testo del inizio del secolo scorso, del 1901, di due storici inglesi che dicevano: l'istruzione è il capitolo più triste della storia sociale italiana, un capitolo di penosa avanzata, di indifferenza nazionale, a un bisogno primario, di un ritardo presente. Quindi il tratto dell'indifferenza all'istruzione purtroppo è un qualcosa che sembra che ci portiamo dietro da oltre 170 anni. Però, come si diceva, l'istruzione è solo un pezzo della storia. Gli anni di scuola sono importanti, ma contro le competenze acquisite e l'accesso a strumenti educativi e formativi. Io credo che il quadro analitico in cui noi dobbiamo collocare il concetto di povertà educativa è quello del capability approach di Amartya Sen. Educazione, con l'educazione ci riferiamo a uno dei funzionamenti, functioning, li chiama Amartya Sen, fondamentali della capacità umana. Che è la capacità di comprendere e agire nel mondo che ci circonda, non è solo quello che impariamo a scuola, è tutto un insieme assai più ampio di cose. Il titolo di studio è una proxy importante. Aspettiamo che passi l'ambulanza. Quindi il titolo di studio, dicevo, è una proxy importante, è un indicatore di stato sociale, è un predittore della capacità di guadagno di un individuo, ma c'è dell'altro. E da questo punto di vista la definizione che Save the Children usa da qualche anno, secondo me è estremamente efficace, assolutamente in linea con questo approccio concettuale. Save the Children nei suoi rapporti definisce la povertà educativa come l'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Quindi è proprio la formazione della capacità umana, della capacità delle persone di vivere. L'indicatore di povertà educativa, come si diceva, di Save the Children, ha una decina di dimensioni che vanno dalle competenze alla disponibilità di certi strumenti, alla partecipazione, lo diceva Raffaella Milano, alla partecipazione a lettura e partecipazione a eventi come musei o anche sportivi.
un problema, tutto questo è aggregato con metodologie che si usano in statistica per costruire un indicatore sintetico. Il punto, ci sono un paio di punti che vorrei fare su questo indicatore e che si collega alle cose che diceva Monica sullo sviluppo. Questo indicatore nasce perché cioè aggregando indici elementari già disponibili, non nasce con una definizione, da questo si deriva la base statistica necessaria per misurare la povertà educativa. Quindi questo secondo me è sempre molto importante, sarebbe importante, questo è il punto che, di cui dovrà farsi carico l'Istat, partire dalla definizione e costruire le basi statistiche necessarie. Save the Children è stata forzata per la mancanza dei dati disponibili a mettere insieme indicatori che vengono da fonti diverse. Sull'indicatore, su quello che fa Save the Children, è già stato detto, ma vorrei ripeterlo, credo che il lockdown ci abbia fatto emergere due dimensioni estremamente importanti che forse non sono colte appieno dagli indicatori adesso, anche per la indisponibilità delle informazioni spesso. Il primo è che oltre alla disponibilità di un computer o di un accesso di tempo pieno, come si diceva, oltre alle strutture, le infrastrutture scolastiche, quello che conta sono anche le infrastrutture disponibili a casa. Abbiamo visto che è fondamentale l'accesso a internet a casa, abbiamo visto che è fondamentale avere le connessioni, gli strumenti per poterlo fare, ma anche gli ambienti in cui vivere. Certo. Questa è una dimensione nuova, di cui non avevamo la completa percezione prima del lockdown. È sempre importante, il lockdown l'ha resa assolutamente fondamentale. Qui cito un paio di numeri che l'Istat con grandissima tempestività ha pubblicato ad aprile in pieno lockdown. Il 13% dei ragazzi tra 6 e 17 anni non aveva un computer o un tablet a casa e questa quota raggiungeva il 20, quasi un quinto, il 20% nel mezzogiorno, quindi riproducendo quelle disparità territoriali che abbiamo. Ma solo il 6% dei bambini viveva in famiglie dove era disponibile un computer per ogni componente della, vita, della casa. Quindi anche avere un computer, sono tre bambini che devono condividerlo. L'indice lista dice che il 42% tra i minori viveva in condizioni educative. Quindi le condizioni a casa diventano fondamentali per misurare la povertà o la povertà educativa. C'è un altro aspetto, e su questo poi chiudo, un aspetto importante. Gli economisti, e qui cito un bellissimo paper di Kaushik Basu e James Costa, Basu è stato il chief economist mondiale, di tanti anni fa, della fine degli anni 90, in cui parlavano delle esternalità. Cioè conta, l'istruzione non è solo l'educazione non è solo una categoria individuale. Trasmettiamo questa educazione anche a chi vive con noi. E quindi diventa fondamentale anche l'educazione dei genitori per i bambini, quindi non dovremmo pensare alla povertà educativa solo in termini di minori. Certo, l'investimento va fatto sui minori, ma c'è anche un problema degli adulti che vivono e che in certe situazioni si sono trovati a supplire alle mancanze della scuola a causa del lockdown. Quindi l'impossibilità per i minori di apprendere, la definizione che usa Save the Children, è strettamente legata a quello degli adulti con cui essi vivono. Io chiuderei qui. Grazie Brandolini. È molto interessante questa riflessione e chiedo alla professoressa Saraceno. Finora noi ci siamo abituati a leggere e raccontare la misura della povertà assoluta, della povertà relativa, questa deprivazione generale. Ora, introdurre una misura della povertà educativa, ha detto adesso Brandolini anche il tema della difficoltà abitativa, cioè quante dimensioni definiscono le povertà. E forse quello che emerge da questo tipo di riflessione e dall'utilizzo, speriamo a breve anche nell'implementazione di questo indice per delle misure stabili che può produrre Istat, la legge di bilancio del 2018 dava un mandato a Istat per fare queste misurazioni territoriali, ci dovrebbe restituire ci dovrebbe far fare un passo avanti nella lettura della povertà del nostro paese a più dimensioni. Questo risultato che utilità, immagino, non solo per i policy maker, ma per l'intera società, dal suo punto di vista, professoressa Saraceno?
Sì, in Italia purtroppo si è avuto a lungo e si ha tuttora, anche nelle misure che sono state approntate, una visione della povertà innanzitutto come esclusivamente monetaria, spesso esclusivamente legata alla mancanza di lavoro e prevalentemente tarata sugli adulti. Mancano appunto dati su che cosa vuol dire, mancano devo dire anche a livello europeo, perché era stato fatto un esercizio qualche anno fa sulle deprivazioni a livello europeo, sulle deprivazioni specifiche dei bambini, cosa vuol dire essere bambino deprivato, non sono le stesse necessariamente degli adulti, ma poi questo esercizio non è stato continuato, visto che l'aveva ripetuto mi sembra per un anno e due, ma dopo ha smesso, per cui ci mancano informazioni fondamentali, che cosa vuol dire, ad esempio riprendendo una cosa che diceva prima Andrea Brandolini, per fare didattica a distanza con strappando il cellulare della mamma ai propri fratelli in una cucina dove giocano i più piccoli, cioè questo, come dire, è la sintesi di moltissimi bambini in questi mesi. Succedeva anche ai compagni della mia nipotina, per dire, cioè che spesso la didattica a distanza, quando c'era e quando poteva essere fruita, da molti è stata fruita in questo modo qui, di avere non dico una stanza tutta per sé, ma un luogo tranquillo in cui studiare, in cui avere le proprie cose, e non interferenze, altrettanto importante che non avere la connessione, peraltro, per esempio, per fare i compiti a casa. Quindi non occorrono solo dati multidimensionali sulla povertà, ma anche specificamente sui minorenni, sui bambini, sui ragazzi, che cosa vuol dire crescere in queste condizioni. Rispetto anche, come diceva Andrea prima, rispetto alle competenze dei genitori, non è solo un problema di istruzione, però è anche molto importante, noi vediamo che fa una grande differenza, ma proprio anche di disponibilità, che cosa sono capaci di fare con i propri genitori. C'è tutta una linea di riflessione, rischia di essere anche un po' autoritaria o paternalistica, ma accentua la dimensione dell'educazione genitoriale, cioè come educare i genitori o come sostenere, io preferisco dire, i genitori nella loro esercizio genitoriale dall'inizio, non in modo che si comportino più adeguatamente, che non significa solo non trascurare, ma significa sapere, per esempio, che è molto importante dai primissimi giorni di vita parlare ai propri bambini, raccontargli storie, anche se apparentemente non capiscono nulla, no? Ma che questo, cioè i famosi primi 1000 giorni, sono molto importanti. Tornando a come sarebbe bello che le politiche di contrasto alla povertà fossero informate da questa dimensione multidimensionale, devo dire ancora prima che si siano sviluppati gli indicatori, perché perlomeno la consapevolezza che c'è questa multidimensionalità e questa diversità o specificità, se si vuole, tra adulti e bambini e ragazzi, già sarebbe molto. Faccio l'esempio: in Italia finalmente è stato introdotto questa misura che è impropriamente chiamata reddito di cittadinanza, ma è tarata nella concezione sugli adulti, è tarata sull'assenza del lavoro degli adulti, ma è tarata sugli adulti in un doppio senso, non solo perché si guarda i bisogni o i doveri degli adulti e non si guarda i minorenni, ma addirittura la scala di equivalenza unisce i ragazzi, cioè nega i bisogni specifici dei bambini e ragazzi, cioè un adolescente conta meno di un adulto, nel senso proprio che mangia di meno, secondo questa, ha meno bisogno di nutrizione, i vestiti non gli scappano di misura di meno che per un adulto, cioè tutto il contrario di quello che noi sappiamo, chiunque abbia un adolescente in casa o un bambino sa che succede. E questo è una cosa grave, e anche
quando finalmente hanno pensato che non si doveva fare solo i patti per il lavoro, ma anche i patti per l'inclusione. Nei patti per l'inclusione non c'è un'attenzione specifica, è tutto ancora mirato agli adulti, non è mirato a considerare i bisogni, oltre che i diritti, dei bambini e degli adolescenti, quindi di che cosa hanno bisogno appunto per sviluppare appieno le proprie capacità. Io cito sempre l'esempio del fatto che in Germania, diversi anni fa, la Corte Costituzionale ricevette un quesito su come bisognava misurare o valutare il quanto in termini monetari dare agli adulti piuttosto che ai bambini, ai minorenni in famiglia. E la risposta della Corte Costituzionale, che io trovo meravigliosa, che vorrei che venisse adottata anche in Italia, fu che ovviamente non stava lei decidere il quanto, ma che nel quanto bisognava valutare non solo i bisogni di sussistenza dei minorenni, ma il diritto e il bisogno dei minorenni di poter sviluppare i propri hobby, le proprie capacità, imparare uno strumento musicale se lo desiderano, fare sport se lo desiderano, ovvero che non si può misurare il bisogno di un bambino o di un adolescente solo in termini di quanto ha bisogno di mangiare, di nutritivi o dei vestiti che deve mettere, ma perché proprio per sviluppare appieno il loro diritto a diventare adulti nella pienezza delle proprie capacità, è più largo, quindi è ancora più largo dell'istruzione, ma è proprio l'educazione in senso lato. Invece noi in Italia, certo, abbiamo fatto un po' l'opposto, addirittura i bisogni essenziali sono stati considerati a misura minore che per gli adulti. Siamo arrivati in ritardo con misure nazionali di contrasto alla povertà e siamo arrivati in maniera piuttosto grossolana pensando solamente ai trasferimenti monetari. Raffaella Milano, con la pandemia è arrivato un programma straordinario, Next Generation UE, che mette in campo finanziamenti importanti, finanziamenti che possono essere orientati a politiche di supporto e di contrasto alla povertà educativa, ma anche finanziamento di ricerche utili per produrre indicatori utili per misurare questo fenomeno sociale e poter cercare di approcciarlo in maniera un po' diversa dal passato. Dal vostro punto di vista, che priorità potrebbero essere introdotte nell'agenda di utilizzo di queste risorse che l'anno prossimo il governo avrà a disposizione? Intanto io credo che sia un po' una misura della concretezza di alcuni impegni di cui abbiamo sentito parlare. Questo fondo si chiama Next Generation. Vediamo se davvero l'Italia una volta tanto rende prioritario l'impegno per i diritti dei bambini e degli adulti. Non so, sento un ritorno di eco. Sentite bene, sì. Chiedo alla regia, vado avanti. Sì. Quindi che cosa ci aspettiamo che succeda con questi fondi? Che i fondi servano per investire sui bambini e i ragazzi e concretamente, ad esempio, ci garantiscano la possibilità di una rete di servizi per la prima infanzia diffusa su tutto il paese. Lo hanno detto tutti gli intervenuti a questo panel, la povertà educativa nasce già nei primi 1000 giorni di vita, molto prima dell'ingresso a scuola, quindi è fondamentale avere una rete di servizi educativi. Abbiamo parlato di digitale, certamente importanti i device, i PC, come è stato detto, lo diceva Andrea Brandolini, è una dimensione importante, ma anche le competenze digitali. Noi ci siamo resi conto che anche molti ragazzi che hanno lo smartphone non hanno nessuna competenza a usare la rete con una consapevolezza e una capacità di utilizzo. Quindi le competenze digitali
è un altro scoglio, è un altro tipo di povertà educativa digitale che riguarda il futuro di moltissimi ragazzi e ragazze. Così come l'edilizia scolastica, perché le nostre scuole, oggi tutti ci preoccupiamo dei banchi con le rotelle, ma le nostre scuole cadono a pezzi, sono cadute a pezzi in tutti i terremoti che ci sono stati nel nostro paese, cascano i solai delle scuole addosso ai bambini, quindi il problema della sicurezza delle scuole non riguarda solo il Covid, e abbiamo scuole vecchie pure dal punto di vista della didattica, quindi un grande investimento per scuole belle, sicure e adatte a un modo di fare didattica nuova. E poi ecco, torno a quello che diceva Monica Pratesi, territorializzare. Noi abbiamo un'Italia dei bambini diversissima, non dobbiamo fare quello che Don Milani diceva, far parte uguali tra diseguali, questa è la peggiore ingiustizia, quindi gli investimenti vanno finalizzati su quei territori dove i bambini soffrono di più e la ricerca ci deve dire quali sono questi territori e lì dobbiamo concentrare gli investimenti. Monica Pratesi è anche consigliere Istat, sulla base della sua esperienza scientifica e su questa prima mappatura, in quanto tempo Istat potrebbe mettere in produzione una misura dell'indice di povertà educativa dal suo punto di vista e quanto questo indice potrebbe essere utile, che cadenza potrebbe avere in una prima fase, che cosa ne pensa? Forse non si sente, forse c'è il microfono spento, forse. Chiedo scusa. Adesso? Ecco Monica. Adesso perfetto, grazie Monica. Grazie. Allora tu mi chiedi in quanto tempo si potrebbe arrivare a ottenere dei risultati. Beh, su quanto è stato fatto fino ad ora, i risultati che ho ottenuto io hanno necessitato 6 mesi di lavoro, quindi mi immagino che la capacità di un istituto nazionale di statistica come Istat riesca quantomeno a dimezzare questo tempo, ma io direi che nel giro di un anno si potrebbe arrivare ad avere una produzione corrente e standardizzata. Certamente l'introduzione del punto di vista dei ragazzi e la particolarizzazione territoriale richiede a Istat di lavorare in un modo un po' nuovo. Riuscite a sentirmi sempre? Perfettamente, sì. E quindi, a mio modo di vedere, è necessario che l'esperienza di organizzazioni come SAVE, e come ce ne possono essere anche altre sul territorio, ma faccio riferimento a Save the Children perché sono stati un po' gli apripista sulla misurazione della povertà educativa, non ce lo dimentichiamo. Ecco, Istat dovrà imparare a lavorare all'interno del SISTAN anche con queste realtà come Save, organizzazioni non governative che hanno un'esperienza di ricerca e pratica di attuazione per la misura della povertà educativa, di questo tipo di povertà, alla luce anche dell'esperienza Covid. Il Covid, se qualcosa ci ha insegnato, a mio modo di vedere, ci ha insegnato a lavorare insieme, a rompere un po' quegli schemi, quegli stereotipi che magari una vita, tra virgolette, tranquilla ci aveva un po' portato ad avere. Quindi la produzione dati pensata anche insieme a altri istituti e enti, magari non ufficiali tra virgolette, ma che hanno delle competenze importanti e uno sguardo sulla realtà e sul territorio che magari direttamente l'istituto non può avere sulla realtà locale. Quindi io intravedo questa possibilità. Dal momento che le mappe che abbiamo prodotto con il centro DAGUM a Pisa hanno richiesto dati ufficiali che già ci sono e un'attività di 3-6 mesi, mi immagino che su scala diversa l'istituto possa nel giro di un anno avere la possibilità di standardizzare la produzione usando quello che già c'è, ma migliorarla introducendo anche questi elementi che ho appena detto.
L'importante è che il rilievo territoriale sia quello locale, per tutte le motivazioni che abbiamo portato in questo panel. Grazie. Chiedo anche a Andrea Brandolini, una introduzione di questa produzione statistica potrebbe integrare e rafforzare il BES, che è già un prodotto che il legislatore utilizza nella programmazione di bilancio, se sì in che modo, e poi in generale il tema del contrasto della povertà educativa, ma il tema dell'educazione è diventato oramai un tema centrale dei banchieri centrali del nostro loro sistema, il governatore ne parla sostanzialmente in quasi ogni suo intervento. Qual è il suo punto di vista sia sul prodotto, sulla produzione dell'indice, sia sul suo utilizzo nel breve termine? Quello che diceva ora Pretesi ci fa intuire che anche entro un anno potremmo avere a disposizione di questa nuova misurazione standard. Sì, grazie. Ovviamente, penso il governatore, anche per me deve essere centrale questo tema. Certo. Appartenendo all'ultima istituzione savoiarda di questo paese. Però a parte, allora, è certamente un integratore del BES, anche se un integratore del BES sembra un farmaco. È sicuramente una dimensione importante, una serie di indicatori importanti da aggiungere e integrare con il BES. Di nuovo il BES è un, io l'ho sempre concepito come un processo, nel senso di costruzione di nuove statistiche, colmare lacune del sistema statistico italiano e europeo. Però appunto, visto che ha tirato in ballo il governatore, adesso io vesto i panni un po' dell'economista, quindi mi sposto su una dimensione specifica che è quella economica della povertà educativa. Io rimango dell'idea che la dimensione, che sia una questione importante per sé, sostanziale, però lasciatemi spendere questi ultimi minuti sulla sua dimensione strumentale, cioè come la povertà educativa diviene un problema per questo paese. Il grado di istruzione, ma anche le competenze che le persone hanno, sono uno degli aspetti fondamentali nella capacità delle persone di generare il reddito. I rendimenti di istruzione però non hanno solo una dimensione individuale, hanno una dimensione collettiva, sociale. Sono delle variabili fondamentali per la crescita economica e quindi è una variabile cruciale per un paese che non cresce da oltre 20 anni. Nel preparare questo intervento sono andato a rivedermi ieri un vecchio libro, ma sempre efficace, di Carlo Cipolla, Istruzione e sviluppo. E Carlo Cipolla, parlando del ruolo fondamentale dell'istruzione, dell'alfabetizzazione a metà dell'Ottocento, e facendo vedere come i paesi dove la popolazione era più istruita erano quelli che più facilmente hanno fatto il salto dell'industrializzazione, e scriveva Cipolla: gente più istruita significava anche gente più aperta, idee nuove, e quest'ultima circostanza era di particolare importanza in un momento in cui i processi produttivi dovevano cambiare rapidamente sotto la spinta del progresso tecnologico e per la correlata adozione di nuovi macchinari. Ora Cipolla qui parla del sviluppo industriale nell'Ottocento, metà dell'Ottocento, ma il problema è esattamente lo stesso oggi. Certo, sono cambiati i termini della questione e giustamente Raffaella Milano prima parlava di digitalizzazione. Se noi andiamo a vedere il rapporto della Commissione Europea Digital Economy and Society Index, la dimensione human capital, quindi la dimensione che concerne le capacità delle persone, l'Italia è all'ultimo posto. L'Italia è il paese che in Europa, compresi i paesi dell'Europa dell'Est, si distingue per il possesso di competenze digitali di base più basso. Qui c'è un problema sostanziale di questo paese che riguarda, Raffaella ha detto, anche i bambini che pure usano i cellulari, ma che riguarda tutto il paese. Quindi questo è un punto fondamentale su cui noi dobbiamo investire se vogliamo che questo paese torni a svilupparsi. Una osservazione specifica sulla povertà, il tema su cui prima Chiara ci ha richiamato. Chiara ha richiamato la questione dei primi anni, i primi 1000 giorni. Su questo c'è ormai un'ingente mole di studi in economia come nelle altre discipline. Il premio Nobel James Heckman ha dedicato molti studi a questo, facendo vedere l'influenza fondamentale della vita dei bambini nei primi 1000 anni di vita, ma anche nella fase successiva per la loro crescita futura.
È difficile quantificare quanto il problema, quanto la condizione di povertà nella fase in cui uno è giovane influenzi poi gli andamenti futuri, ma se siamo disposti ad accettare certe ipotesi, alcuni studiosi hanno stimato che costa l'1% del PIL all'anno, sono stime per il Regno Unito, per gli Stati Uniti, l'1% del PIL all'anno avere vivere in condizioni di povertà da giovani. Quindi questo dà un'idea del ritorno economico, io insisto su questo aspetto, sul ritorno economico dell'investire per ridurre la povertà educativa e per aumentare i livelli di istruzione. Aggiungo solo un'ultima cosa e poi chiudo, perché è una cosa a cui che mi preme molto. Sia Raffaella Milano sia Monica Pratesi hanno parlato della dimensione territoriale. Io aggiungo una dimensione di cui non dobbiamo dimenticarci, che è quella della popolazione straniera, della popolazione immigrata. Se noi idealmente dividiamo la popolazione italiana in tre gruppi, che sono le famiglie degli italiani che vivono nel centro-nord, le famiglie degli italiani che vivono nel mezzogiorno e le famiglie degli stranieri, indipendentemente da dove vivono, noi troviamo che un bambino su 20 era nel 2017 in povertà assoluta nelle famiglie degli italiani del centro-nord. Uno su 9, quindi qua il doppio, nelle famiglie dei soli italiani nel mezzogiorno e più di uno su 3 nelle famiglie che hanno dei componenti stranieri. Quindi quando noi parliamo di povertà educativa, in questo caso sto guardando semplicemente i dati di povertà assoluta basata sui consumi, noi dobbiamo tenere conto che c'è un grandissimo problema che riguarda la popolazione straniera. Il 60% dei bambini fino a 7 anni in famiglia con stranieri erano in povertà, nonostante rappresentassero solo il 22% della popolazione. Io credo che questo, tornando alla questione delle priorità per la politica, sia una delle priorità per la politica italiana. Grazie. Professoressa Saraceno, sentendo queste riflessioni, sembra di ascoltare insieme una necessità di una politica sociale mirata di contrasto alla povertà educativa e insieme la necessità di una misurazione del fenomeno. Aggiungo solo un dato a quelli che ha detto adesso Brandolini: un bambino su 5 che nasce in Italia nasce da una mamma immigrata, da una mamma straniera. Quindi misurare il fenomeno e finanziare in maniera mirata con politiche di contrasto della povertà educativa. Prima con Raffaella Milano accennavamo al Next Generation UE come programma fondamentale per il nostro paese, è un'occasione da non perdere. Dal suo punto di vista è la volta buona per andare oltre la misura della povertà assoluta e oltre le politiche che, appunto, dicevamo prima, con ritardo e solamente monetarie sono state messe in campo per il contrasto della povertà nel nostro paese? Devo dire che è stato molto importante l'introduzione della misura della povertà assoluta. Cioè, io sono una grande sponsor di questo, perché la povertà relativa è congiunturale. Rischiavamo durante il lockdown di vedere che la povertà era diminuita se avevamo soltanto la povertà relativa, per cui avere la povertà assoluta ci dà una prima dimensione. Quello che dico mi interessa, e in questo volevo anche riprendere un pochino quello che diceva prima Monica Pratesi, va bene sviluppare questo indice sulla base dei dati attualmente disponibili, però occorre anche averne degli altri, cioè nel senso che non bastano quei dati lì per darci una dimensione sia della povertà minorile, anche proprio in termini materiali, che cosa vuol dire essere poveri per un bambino, un ragazzo, sia tanto più della povertà educativa. Quindi forse se 3 mesi sono sufficienti all'Istat a costruire l'indice sulla base dei dati disponibili, ma se vogliamo dei dati più adeguati occorre anche fare indagini, e richiamavo prima che riprendere migliorandola, so che c'è stato anche un esercizio sperimentale che poi è finito lì anche a livello europeo, su un'indagine mirata sulla deprivazione dei bambini e dei ragazzi, sarebbe importantissima.
non tanto andare oltre la povertà assoluta, ma integrare la povertà assoluta con queste altre dimensioni. E riprendo quello che diceva Andrea prima sul fatto che, come dire, a conferma di quanto questo tema della povertà dei bambini e ragazzi sia visto dalla politica italiana, e che il meccanismo dei diritti di accesso al reddito di cittadinanza, proprio gli stranieri, i minori stranieri sono i più esclusi, perché gli stranieri pure hanno un tasso di povertà molto maggiore dell'Italia in generale, e i minori in particolare possono accedere al reddito di cittadinanza solo a condizioni stringentissime, per cui ne viene esclusa la larga maggioranza. Sto parlando dei residenti regolari, ma che non sono qui da 10 anni, eccetera, eccetera. E quindi questo è, come dire, ci deve colpire, perché siamo un paese che non vede la povertà in questo specifico gruppo e l'esclude, e che anche nella scuola non ha iniziative strutturate per venire incontro a chi, per esempio, è di seconda lingua, all'italiano come seconda lingua. Ci sono paesi che, a prescindere dallo status di povertà, le scuole sono attrezzate per venire incontro e integrare meglio i bambini che non hanno come prima lingua l'italiano. Aggiungo che ormai noi abbiamo molti bambini nelle nostre scuole che sono nati qui, quindi hanno imparato l'italiano, ma che però a casa loro sentono ancora parlare la lingua del paese di provenienza dei genitori. E durante il lockdown c'è stata sicuramente una regressione nella competenza linguistica di questi bambini. Sarebbe urgentissimo, così come sarebbe urgentissimo, e con Raffaella Milano ne parliamo un giorno sì e l'altro pure, che la scuola mettesse in campo azioni per risarcire in generale tutti i bambini e i ragazzi per ciò che è stato perso, in particolare i bambini che hanno perso di più. Tra questi ci sono anche gli stranieri, e invece non è stato messo in campo nulla, spiace dire. Cioè non c'è, al di là di singole nobili iniziative di singoli insegnanti, al di là delle per fortuna esistenti iniziative dell'associazionismo civile, dell'associazione da Seva, tante altre, non c'è nulla, non c'è nelle linee guida, nei programmi, eccetera, nella scuola, nulla che dica che cosa facciamo rispetto a ciò che è successo ai bambini e ai ragazzi durante questi mesi. Cioè, l'unica cosa che è stata fatta è stata: li promuoviamo tutti. È un apparente atto di buonismo generoso, ma che in realtà rischia di diventare una condanna. Cioè, ignoro il fatto che in realtà ho fatto perdere tantissimo. State a recuperare qualche cosa durante l'anno, ma se non ce la fai è colpa tua, perché io ti ho messo in condizione, nel senso che ti ho promosso senza. Questo io lo trovo, cioè è un segnale di quanto poco la multidimensionalità della povertà, in particolare la povertà dei minori e ragazzi, sia messa a fuoco nel discorso pubblico italiano e poi nelle politiche effettive. Ecco, una delle vittime illustri del Covid è stato il test INVALSI, che l'anno scorso, che quest'anno non abbiamo potuto realizzare. Speriamo che invece sia l'occasione buona questa qui per introdurre l'IPE, cioè una misura della povertà educativa. Speriamo che l'Istat riesca a farlo. Speriamo che sia utilizzato per questo, esatto, e non, certo, come è successo per segnalare le scuole in cui non iscrivere i propri figli. Ecco, sostanzialmente. Speriamo che sia utilizzato come strumento di conoscenza per i singoli insegnanti, per i singoli plessi, ma anche per il Ministero, per investire di più laddove è più necessario. Posso fare un'ultima domanda alla professoressa Pratesi, per chiederle molto velocemente, perché abbiamo 3 minuti per chiudere,
Dal suo punto di vista, una misurazione di questo tipo, che potrebbe essere integrata con il nostro BES, può produrre una misura integrata, armonizzata a livello europeo? Possiamo fare da capofila per una misurazione della povertà educativa in Europa, e se sì, in che modo? Nel libro dei sogni, non vorrei chiamarlo libro dei sogni, ma libro dei progetti, certamente lavorare a livello europeo è necessario, doveroso, ed è un passo da fare. Non avrebbe senso dal punto di vista prettamente statistico ufficiale, lasciando poi da parte il discorso su come vengono usati, come verrebbero usati i dati, perché quest'ultimo discorso della professoressa Saraceno è molto importante. Rischiamo di creare dei ghetti in qualche maniera riconosciuti, cosa che è lungi dagli obiettivi della misurazione della povertà educativa. Ma dicevo, l'obiettivo di avere delle misure europee è per forza da perseguire, perché altrimenti l'Italia sarebbe non comparabile con niente altro, e invece è importante seguire la via OCSE di misurazione della performance e di allargamento di questa misurazione anche alla povertà educativa, in maniera che si possano fare confronti nazionali, regionali e subregionali in tutto il territorio dell'Unione Europea. Non è una strada facile, perché quello che prevedo io è che certe dimensioni importanti magari in una comunità possano essere meno importanti in un'altra, e quindi dal punto di vista proprio della metodologia statistica bisogna investire molto sui criteri di aggregazione degli indicatori delle singole dimensioni dell'indice, sul numero delle dimensioni e sulla sostituibilità di una dimensione con l'altra. Ricerca certamente da fare presto, e ricerca possibilmente da sostenere anche presto, perché progetti che abbiano questo obiettivo, recenti e proposti per esempio dal centro Dagom, non hanno avuto molta fortuna. Ma insomma, noi le mappe le abbiamo fatte lo stesso, a dimostrazione che dove mancano i mezzi forse può sopperire la volontà. Però sta di fatto che una produzione standardizzata italiana e europea richiede degli investimenti e diciamo una progettazione che non può non essere concordata e supportata da adeguati fondi. Quindi sì, certo, come obiettivo, Davide, avere una produzione Eurostat su questo è importante, direi rilevante. Grazie, io ringrazio tutti, mi pare che abbiamo parlato di un tema di produzione e di ricerca che ha delle immediate ricadute sociali, è uno strumento fondamentale per il legislatore, per il policymaker che dovrà affrontare il dopo crisi, se speriamo sia veramente un dopo crisi. Io ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha ascoltato e invito a continuare a seguire le tavole rotonde del nostro festival. Arrivederci a tutti e grazie. Arrivederci. 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 Grazie. Grazie.